perché quello lì scatena effetti durevoli che altrimenti non verrebbero raggiunti. Su questo io ho percepito in questa regione una latitanza di robustezza, di convincimenti, di decisioni. E allora, proprio alla luce del fatto che siamo in una crisi che non è soltanto regionale, anzi, non è soltanto denominata dal terremoto dell'Aquila, ma è una crisi appunto internazionale che rischia di far trovare alla fine la morte della nostra collettività alla stanga, diceva Mazzolari, alla stanga. Raccogliamo tutte le nostre energie. Con questo contributo, mettendo insieme questo po' di competenze, noi abbiamo cercato di fare sì che partisse anche da Pescara un punto fermo di un grande tessuto connettivo, il contributo di insomma un gruppo di giovani, di amministratori, di premurosi per la vita collettiva che vuole svolgere il ruolo attivo. Grazie e vi chiedo scusa di questo intervento. Io avevo molte domande per Piero Bassetti, però a questo punto del dibattito credo che gli spunti emersi siano veramente tanti e l'inquadramento dei problemi sia esattamente quello che è emerso anche adesso nelle parole di Alfonso. Bassetti è stato ed è un innovatore. Se la politica, come si diceva prima, la politica è debole, è mancanza di idee, mancanza di prospettive, mancanza di capacità di anticipare i problemi, Bassetti è stato tutto il contrario. Ha anticipato i problemi, ha posto questioni con anticipo di anni, talvolta anche di lustri, questioni che sono tuttora all'ordine del giorno, in genere sono questioni irrisolte naturalmente. E abbiamo già detto che è stato un inventore del termine globalizzazione, no? Di questa visione dell'incrocio tra mondo globale e localismo. Aggiungo che circa 15-16 anni fa aveva pubblicato un'opera che si intitolava L'Italia si rompe, punto di domanda. E forse questa è la domanda che si può porre adesso. A un uomo che ha una visione, è stato detto adesso, una visione non convenzionale dello stesso rapporto fra nord e sud, del rapporto fra le regioni italiane e l'Europa, quindi anche una visione originale di quale deve essere la riforma dello Stato per venire incontro alla nuova dimensione locale. Ecco, rispetto a tutto questo, c'è il rischio che questa grande debolezza in cui siamo calati possa arrivare a dare una risposta, e purtroppo una risposta non positiva, alla domanda che si poneva già 15 anni fa: ma l'Italia si rompe? Prego. Ah, rispondo subito alla domanda, anche se sono un po' schiacciato dalle responsabilità, perché D'Alfonso diceva la crisi convoca le responsabilità perché volte anche le tavole rotonde. Ma rispondo subito, secondo me il rischio sicuramente c'è, ma c'è anche lo spazio per evitarlo, e mi pare che nei due ultimi interventi il discorso fosse chiarissimamente implicato, cioè l'invenzione del termine locale ma forse non è esattissimo perché l'aveva usato qualcuno prima di me, ma se stiamo al termine global, che a mio avviso riassume il centro della crisi epocale nella quale noi siamo, perché noi siamo in una crisi epocale, non in una crisetta economico-finanziaria. Direi che la morte, la celebrazione odierna da parte dei media di tutto il mondo di Steve Jobs dice più di qualunque cosa. Cioè, cosa dice? Dice che ormai, e tutti i giornalisti implicitamente lo dicono senza essersi messi d'accordo, la storia la fa Steve Jobs molto più di Obama. Allora, questo è un fatto assolutamente inedito. Solo quando i papi contavano più degli imperatori,
si poteva dire qualcosa del genere, ma i papi allora facevano politica, mentre Steve Jobs non faceva politica, faceva la storia, la nostra storia, forse più quella dei giovani che quella degli immigrants, come siamo noi tutti qui, rispetto ai neti, ma sostanzialmente. Allora, cos'è successo? Perché la crisi è così epocale? Che il potere non è più nelle strutture legittimamente autorizzate a gestire. Cioè, se il potere aveva come sua estrema manifestazione il monopolio della violenza legittima, il monopolio della violenza politica e legittima non fa più la storia. Fa molti aspetti della storia, basta pensare che abbiamo almeno un paio di guerre, anzi tre, in atto, ma non fa la storia, quella storia che invece fa Steve Jobs. E questo cosa dice? Che nel mondo è apparsa una dimensione di potere enorme, che è la tecnoscienza, cioè il fatto che il sapere oggi conta più del potere. Lo diceva, mi pare, nel in un'organizzazione di vantaggi crescenti, no? Per cui, voglio dire, è più centro del mondo certamente Silicon Valley che il Pentagono. Allora, questo è il contesto della crisi, come giustamente diceva Perussi, che si riassume nel dilemma rischio o opportunità, no? Che poi è l'ideogramma cinese della parola crisi. Cioè la crisi è un rischio, ma è anche un'opportunità. Ecco, allora, io mi fermerò, perché il tempo è limitato, su un solo punto, con qualche piccola aggiunta, che è stato evocato negli ultimi due interventi. In questa crisi drammatica, determinata dal fatto che la tecnoscienza ha reso il tempo e lo spazio uguali a zero, quindi ha cambiato radicalmente il significato di tempo e di spazio. E quando cambia tempo e spazio, cambia tutto, non qualche cosa. Ecco, allora, in questa realtà in cui il tempo e lo spazio sono stati cambiati, e quindi la dimensione del globale non è una scelta. Io quando leggo qualcuno che dice bisogna controllare la globalizzazione, ma la globalizzazione è un fatto, non è una scelta. Noi siamo stati globalizzati dalla tecnologia, non possiamo riscoprire, diciamo, l'avaldo locale di fronte al web, no? Nemmeno i cinesi sono riusciti o riescono a realmente isolarsi da quello che è l'essenza della globalizzazione, e che è il web, no? Allora, se il mondo è stato globalizzato, il tema vero, lo toccava ad Alfonso prima, qual è? Come si colloca il locale? Abruzzo. Io ho fatto sempre un ragionamento. Quando la Merkel diceva i greci devono fare come noi, no? Io mi sono sempre chiesto, forse che legnando i greci diventano tedeschi? Allora, questo problema, scusate, vale anche in Italia. Perché non c'è una gerarchia, tra l'altro qui abbiamo, credo, un professore di greco, voglio dire, la Germania ha certamente grandi titoli storico-culturali, ma i greci ne hanno di più. Quindi se si fa un rating di civilizzazioni, il discorso si apre, voglio dire, non è che perché abbiamo un po' più di potere manifatturiero che siamo più bravi, siamo più bravi a fare quelle cose che sappiamo fare, tedeschi più di noi lombardi discretamente,
Ma voglio dire, sì, perché è un dato che mi porta al discorso che faceva prima, che amici, anche a Pescara bisogna ricordarlo, i 27 milioni di abitanti tirò della pianura del Po, per non usare la parola padagna, sono il distretto più ricco d'Europa e coesistono con un sud che invece è tra i distretti meno ricchi. Tenete presente che il sud italiano rispetto ad altri sud sta molto meglio. Allora, il tema è: il mondo consente queste gerarchie? No. Cos'è il senso di salvare la Grecia se è, quello, è vero quello che dicevo prima, che la Grecia non diventerà mai la Germania, per fortuna? Allora, è chiaro che noi dobbiamo trovare un rapporto fra globale e locale che consenta ai locali di dare nel globale il meglio di sé e quindi realizzare l'upgrading dentro il rapporto col globale. Qui è il punto, io non ho nessuna situazione a dirlo, io considero che mentre i valori del risorgimento sono stati grandi valori, l'unità nazionale è un valore, la gestione del risorgimento è stata una cosa oscena, perché proporre a un paese delle diversità la standardizzazione centralista, ho visto che un giornale è come dire che fra un soldatino piccolo e uno alto una divisa della stessa taglia li rende della stessa statura, no? Il problema è di dargli il vestito su misura, e tutto ha fatto il risorgimento tranne questo, negando, diciamo, pensieri che al risorgimento avevano dato moltissimo, da Catania a Sardegna, a Dostruzzo. Allora, l'Italia si è rotta. L'Italia, se va avanti attorno al riferimento allo Stato nazionale, si è già rotta e si romperà ancora di più. Ecco, l'essenza del discorso regionalista, che tra l'altro è nella Costituzione, che non è quello di Calderoli, no? Era tutto lì. Oggi si ripropone, solo che si ripropone in termini nuovi, perché è vero che personalmente ho partecipato all'epoca di Ruffolo alla speranza e tentativi della programmazione, ma quella programmazione di tipo illuministico e quasi sovietico è un ferro vecchio, da quella non capiremo mai niente. Oggi la programmazione va nella direzione del dire. Che cosa può fare una dimensione come l'Abruzzo, contando su di sé, no? Per riguadagnare un rapporto con la dimensione? Bene, io vi faccio un solo esempio, banalissimo, con una parola che qui non è stata citata. Ci sono e ci saranno al mondo ogni anno 200 milioni di turisti in più. Voglio dire, vogliamo inseguire il manifatturiero? O per esempio vogliamo accorgerci che per un territorio che ha capitali utilizzabili nel turismo, il settore, e lo dico ai banchieri, da finanziare, è il turismo, perché il turismo è il settore produttivo che ha un tasso di incremento certamente maggiore dell'automotive, però i torinesi evidentemente non possono buttare via la Fiat, no? Certamente maggiore del metallurgico e delle macchine utensili, però evidentemente tutta la capacità imprenditoriale, per esempio del nord Italia, dovrà fare i conti con questo. Non possiamo, tranne Venezia, forse non è che possiamo diventare territori turistici che sfruttano questo tipo di dimensioni. In conclusione, per non rubare tempo, il tema: siamo in una grandissima crisi che è sicuramente un rischio se pensiamo di analizzarla e di interpretarla col sapere di ieri. È certamente una grande opportunità se sappiamo interpretarla col sapere di oggi o di domani. Ecco, io vorrei, concludendo, dire, rispetto alla tua preoccupazione,
che poi è simile a quella che in fondo è implicata dall'intervento di Durante. Gli altri interventi erano tecnicamente, diciamo, utilissimi per capire i meccanismi di questa crisi epocale, no? Ecco, di fronte a questo impegno è chiaro che una onesta esortazione agli abruzzesi a fare gli abruzzesi, no? E così facendo recuperare le dimensioni di rapporto col globale, questa è la sfida. Io ultimamente ero a Napoli e ho fatto questo ragionamento al nuovo sindaco di Napoli, lì ero il rappresentante dell'esperienza della maggioranza arancione, che è un'altra cosa da guardare con attenzione, perché è veramente nuova e veramente moderna. E oggi è alle prese con la gestione di un potere antico che evidentemente non calza con una domanda politica nuova. Ma dicevo, i milanesi hanno una canzone, forse qualcuno di voi conosce, che è "O mia bella Madonnina", no? La prima strofa di "O mia bella Madonnina" contiene un riferimento a Napoli, no? Capitano di Napoli, ma provenienti a Milano. Ecco, allora, io dicevo, questo fa parte di un'antica tradizione, se vogliamo, dialettale. E in quei tempi i rapporti fra Milano e Napoli erano eccellenti, no? Il centralismo, tentando di metterci in parità, li ha guastati. Oggi, se vogliamo andare nel mondo, ci sono decine di cose che si possono fare insieme tra Milano e Napoli, no? E anche fra Milano e L'Aquila, non solo sgombrare le macerie, ma porci seriamente la considerazione di quale può essere la linea di sviluppo rispettosa del territorio in una situazione che è stata determinata da un grande evento geologico. Teniamo presente che l'esperienza del Friuli Venezia Giulia è lì tutto da considerare. Allora io vorrei fermarmi su questa notazione che in teoria mi ha impegnato un po' per tutta la vita, appunto, anche quando io ho avuto occasione di dibattere con Napolitano, mi toccava sostenere che se andavamo avanti così le invocazioni al tricolore non ci evitavano il rischio della rottura. Io credo che questo rischio oggi sia fortissimo, e non è fra l'Italia del Nord e l'Italia del Sud, è fra l'Europa del Sud e l'Europa del Nord. Se, parlando di euro, io per esempio, se qualcuno dicesse "vedremo forse 2 euro in un futuro che è già cominciato", beh, se non stiamo attenti, questo è certamente una possibile soluzione, no? Vogliamo evitarla? Dobbiamo imparare a mettere i locali in condizione di partecipare al globale senza le remore di una dimensione organizzativa nazionale che non ha funzionato, approfittando dell'Europa. Sono d'accordissimo con quello che sta facendo il padre D'Amora. Abbiamo fatto più Europa negli ultimi 2 mesi che in 15 anni precedenti. Quindi il problema è, cerchiamo di capire questa crisi con grande coraggio intellettuale e all'interno di quella comprensione costruire una politica del locale che ci serva a rimanere nel globale. Grazie. A questo punto lei ha fatto un secondo intervento, però è tardi, quindi mi scuso con i partecipanti a una tavola rotonda che peraltro mi sembra aver detto moltissime cose, e i temi sono emersi. Mentre parlava della Senti, mi viene in mente che si dice sempre, giustamente, che le guerre si combattono sempre da parte dei generali con la mentalità e le strategie della guerra precedente. All'inizio della prima guerra mondiale i soldati avevano ancora i pantaloni rossi che si usavano nelle guerre dell'Ottocento, poi si è accorto che con le nuove armi
più moderne era una strage, e quindi fu adottato il grigio verde, che era un modo per mimetizzarsi. Ecco, nella politica è la stessa cosa, la crisi impone la capacità, l'ha detto benissimo Bassetti, di affrontarla con la mentalità di oggi e non quella di 20 o 30 anni fa. Questa è la grande sfida e credo che sia un po' la conclusione di questo, credo, utilissimo convegno. Grazie, buonasera. Ringraziamento al senatore Lini che ci ha raggiunto, seppure in funzione, perché è impegnato, e vorrei ringraziare anche chi ci ha aiutato organizzativamente, cioè soprattutto Ivano Villani e Daniela Luciani. Comunque grazie a tutti.